gli uomo di 15 anni. L'anno scorso ho venduto di nascosto la mia PS3 per comprare la PS4 e i miei genitori ancora se ne devono accorgere. Minchia stica, oh. Minchia, la ribellitudine di sta gente. Andiamo avanti. Donna di 20 anni, quando mio padre comprava la pizza la lasciava sul tavolo della cucina e io assistevo alla scena del mio gatto che leccava tutto il pomodoro. Non ho mai detto nulla perché non volevo che buttassero la pizza e loro la mangiavano ignari di tutto. Ehi, vabbè. Schifo. Un po' di ebola ho fatto che dalla schifo, casa. Schifo, cioè. Uomo di 17 perché anni. Perché chiudere il coperchio della pizza? No, troppo brutto. Complicato, no. Ma scherzi. È meglio, cioè, lasciarla lì in balia dei gatti. E soprattutto io non mi accorgo che tutto il pomodoro è stato mangiato. No, ma furbi. Minchia. Ah, ho preso una stracchino, troia, una pizza con lo stracchino. Minchia, che famiglia furba. Quando ero piccolo non ho mai fatto giochi da maschio. Giocavo con le bambole e mi divertivo un casino. Il segreto? Ci gioco ancora? E non l'ho mai detto a nessuno perché mi insulterebbero tutti dicendomi che sono gay, cose così. Minchia, la ribellitud, cazzo! Donna di 15 anni, guardo Alta Infedeltà su Real Time solo per masturbarmi davanti alle scene più hot. Ma quale scene hot? Cioè, la scena più hot è una spalla, cazzo, sei messo malissimo. Porca treva, non ce l'hai internet? Minchia, c'è altro che scene hot. Allora, il segreto dopo è: non ho più internet, allora devo guardare Alta Infedeltà. Donna di 14 anni, guardo sempre il culo alle ragazze donne per vedere se squattano o se ce l'hanno moscio, non sono lesbica. Cosa vuol dire squattano? Dai, cosa vuol dire? Che cazzo ne so? Non squattano. Sei lesbica ma sei ignorante. No, sono ignorante. Secondo me ha letto, che cazzo vuol dire squatta? Uomo di 19 anni, abito davanti a una via non molto trafficata. L'abbiamo già detto! Questa è lunga, niente, passiamo alla sesta pagina, cioè, che palle. Non mi fa piacere. Mi eccita. Non mi fa piacere. Mi eccita. Uomo di 30 anni, mi eccitano le matite in testa. I colpi di matite in testa. Donna di 21 anni. Ieri sera ho detto al mio ragazzo di essere bisessuale. Cosa ha fatto lui? Ha iniziato a ridermi in faccia e a chiamarmi lesbica. Sono 3 settimane che faccio sesso con sua sorella. Domani glielo dirò. Sono proprio curiosa se mi urlerà contro perché mi sono fatto sua sorella o perché scoprirà che lei è lesbica. Ah, giusto, è vero. Grazie. Così chiama lesbica anche la sorella. Questo è bellissimo. Donna di 25 anni. Sono un'insegnante di pallavolo. Quindi sei disoccupata. Cazzo di lavoro. Salutiamo tutte le insegnanti di pallavolo. Quando non ho voglia di lavorare mi fingo malata e trombo con il mio ragazzo e dopo le mie ragazze mi portano i dolci e la pizza per farmi visita e in più mi pagano anche a lavoro. Cioè queste frequentano un corso senza insegnante, ti portano anche la pizza. Ah, oh, tieni, tanto io ho pagato il mensile per portarti. Senti. Che va bene. Va bene. Ciao. Donna di 25 anni, il mio segreto è che mi sento una fallita. L'abbiamo già detto. Donna di 20 anni, sono una cogliona. Ho fatto sesso con un mio collega per parecchi mesi. Lui era fidanzato, diceva di amarmi e bla bla. Poi lei ha scoperto tutto e abbiamo chiuso. Tutto bene, se non fosse che alla fine di tutto quella innamorata ero io. Vabbè, mi consola il fatto che lei è un acchiattone di merda e lui continua a tradirla. Un acchiattone. Le consolazioni della vita, insomma. Uomo di 23 anni, il mio segreto è che ho perdonato la mia ragazza da un tradimento fatto da qualche mese fa. Da qualche mese fa. Mi ha chiesto di non parlarne con nessuno, ma non mi sono pentito di questa scelta, anzi mi sembra che ora vada tutto molto meglio. Cazzo, quello che sarebbe a salvare il rapporto. Addirittura le ho permesso di continuare a parlare con lui, mi fido di lei ciecamente. Ma anche io ho paura di raccontare la cosa, perché ancora nemmeno io so se ho fatto un gesto da coraggioso o da codardo. Da coglione, sicuramente. Boh, vabbè. Donna di 22 anni. Donna? Donna di 22 anni. Buona. Buona. No. Ciao, Monica. Mia zia aveva bisogno di una nuova pelliccia. E io, per scherzo, le dissi: perdo talmente tanti peli dalla figa che di pelliccia per te ce ne vengono due. Essendo lei ginecologa, mi ha fatto fare degli esami e ho scoperto di avere un'infiammazione che mi ha resa sterile. Cosa c'entra? Maledette battute del cazzo.
Scusa, ma qual è il nesso tra la figa pelosa e fammela controllare? Che la zia era una ginecologa. Capito, ma se io ti dico ce l'ho pelosa. I peli portano malattie, fatti visito. Cioè, no, però il fatto che perdesse tanti peli, lei ha detto no, anche un pannello d'allarme. Ah, perché perde tanti peli dalla figa, ho capito. Dalla figa. Facciamo l'ultima pagina. Sì, va, anche perché fanno schifo questi. Sì, già. Uomo di 14 anni. Quando gioco a PES con mio cugino di 7 anni, gli faccio credere che sto giocando con lui. In realtà gioco con il computer e quando il computer mio fa gol, lui esalta e io mi faccio le risate. Cugino. Cioè, voglio dire, 7 anni è un po' ricoglionito. Onore del vero. Sì. Però, poverino. Donna di 15 anni. Alle ultime due feste che sono andata, madonna mia, sono tornata a casa ubriaca. Si erano le prime volte, ma ci sto prendendo gusto. E ogni sera che esco spero di bere. Ogni sera che esco. Penso che lo faccio solo perché quando bevo mi sento bene, senza pensieri e problemi. Scusatemi, mamma e papà. Ma io sono... Ah, pensavo alla insegnante di italiano. Ma io non so più cosa fare per colmare il vuoto vuoto. Per colmare il vuoto vuoto, non solo vuoto. Perché ci sono i vuoti pieni. C'è il vuoto pieno e il vuoto vuoto, scusa. Per colmare il vuoto vuoto. Mamma, tutte le sere piango, mamma, papà, mancate troppo. Ti immagini, vada. Ah, mancate troppo. Piccino. Non l'avevamo ancora letto. No, sì, come al solito. Vabbè, ma non è cosa ne sa. A parte che potrebbe questo essere. Questo non ti impedisce però di leggere qualche dizionario. Sì, quello no, cioè. Donna di 20 anni. Mia madre è professoressa di italiano nella mia scuola e un mio amico nella sua classe. Il segreto? Lui sfortunatamente non riuscirebbe mai ad avere la sufficienza, ma io gli cambio sempre il voto, gli voglio troppo bene. Come cazzo fai a cambiare il voto tu, scusa? Mica si porta i registri a casa. Ma soprattutto, cioè, lei, tua madre saprà il voto che gli ha messo. Tipo, ti interrogo di nuovo perché sei andato a... Ma 10? Ah, fantastico, che ma sono infatti, quelli... cioè... Ma questo è... Vabbè, sì. La fichitude di in segreto ormai. Uomo di 16 anni. A scuola tutti mi credono un genio perché conosco teorie della fisica che poche persone sanno. Il segreto è che quando guardo The Big Bang Theory riesco a ricordarmi i dialoghi e di conseguenza usare il linguaggio scientifico. Prendo sempre 8 usando paroloni. Grande, buah! Grande! Grande! Basinga! Una mia compagna che non va molto bene a scuola non sembra che venga da una famiglia molto ricca. Che palle! Ogni tanto però la vediamo entrare in classe con tutte le cose di marca. Segreto, sono quelle che io ho dato per i poveri, mi sento bene. Cioè, avete solo un posto dove tu fornisci e lei prende. Ma va trappi under culo. Te fornisco io, guarda, un bel dito, vai. Cioè, quando vogliono i commenti con... Ah! Mamma mia, guarda. Donna di 17 anni, sono fidanzata da più di 2 anni con un ragazzo fantastico, ma in questo periodo mi sento lesbica. Ma di lasciarlo non ho il coraggio, però mi pare seriamente una bella ragazza. Così. Oh, se sei la mattina e tu ti senti brutta, senti? Lei si sente lesbica, e allora... Che te l'ha detto? Io sono meraviglitude, in meraviglitude. Sì, guardati allo specchio e ripetilo. È finita la pagina, finita dai. La pagina. Allora chiudiamo qui. Anche ha fatto un po' schifo ste cose. Ha fatto schifo, sì. Ma mai quanto te. Vabbè, ovvio, no, cioè, non c'è neanche da fare il paragone. Che bello. C'è neanche da fare il paragone. Vabbè, salutiamo, così tutto ci vanno fino a fine. E basta questa. E mi piace l'umore di vuoto che fa davvero, cioè. Sbocchi dal cazzo. Carina però l'idea di sboccare dal cazzo. Sì, e sbubare dalla bocca? No.